2020. Buonasera da Sarocco di Napoli Monte, siamo qui per la premiazione del Mondialito Elite 2022-2023. Sono appena finite le due finali di Europa League, Blue Brothers contro Inception e Fratellanza contro Vale Shop. Complimenti a tutte le finaliste, un applauso, grazie. Complimenti a tutte le squadre partecipanti. Ragazzi, un po' di silenzio, grazie, altrimenti finisco all'una. Un applauso a questa grande premiazione che il nostro sponsor Elefantino, un applauso al buffet Cantone, un applauso a tutti, ringraziamo la struttura, lo staff come sempre. Facciamo subito la premiazione che fa un po' freddino, cortesia, i simpatici di là, grazie. Partiamo subito con il miglior portiere, ricordiamo che i premi individuali sono usciti dalla regola season. Del Blue Brothers, il mio portiere Mondialito Elite 2022-2023, un applauso, Simone Lamanna! Complimenti Simone, facciamo la foto. Aspetta. Qualcosa, una dedica, un saluto, qualcosa in generale? Volevo solo ringraziare la mia squadra per aver creduto in me. Perché senza di loro purtroppo mi hanno dato la forza per farmi concentrare in questo torneo. Vabbè, complimenti Simone, ci vediamo tra poco. Miglior difensore del Vale Shop Mondialito Elite 2022-2023, Gaetano Scotto. Complimenti Gaetano, vieni. Giù. Vuoi fare una dedica? Questa coppa la dedico alla mia squadra. Complimenti, ci vediamo tra poco con te. Miglior centrocampista, per fortuna mo le vandierecce della Fratellanza. Miglior centrocampista Mondialito Elite 2022-2023, Mariano Frattini. La dedica va a questo gruppo meraviglioso che ormai siamo insieme da una vita e continuiamo a essere insieme. Quindi lasciamo, prende questo. Miglior attaccante Mondialito Elite 2022-2023 dell'equipe Brian Dominguez, un applauso anche a Brian. Sono contento e ringrazio il Mondialito per il premio. Complimenti, ci vediamo tra poco. Andiamo con il capocannoniere, è arrivato in finale con 17 gol. Lottava con due avversari, ha fatto la doppietta questa sera, quindi è andata a 19. Vale Shop, Vincenzo Benincasa. Complimenti Vincenzo. Ringrazio la mia squadra e anche questa squadra fortissima, abbiamo preso in finale. Complimenti. Con il pallone d'oro che esce sempre dalla regola season. Guardate com'è bello, facciamo un applauso della Fratellanza. Mondialito 2022-2023, pallone d'oro Luca Fabbazzi. Un applauso a Luca, grande Luca! Ma la solita dedica alla squadra, ragazzi. No, la mia amica Stella, Roberta e Maria. A tutta la squadra, grazie. Complimenti Luca. Passiamo ai due premi individuali delle due fasi finali che sono arrivate dopo la regola season. Mio giocatore Europa League, ha giocato una grandissima Europa League, anche in finale, se non sbaglio, ha fatto un gol e un assist. Dei Blue Brothers, Salvatore De Rosa, complimenti. Tre gol, scusami, sono rimasto a uno. Complimenti, facciamo la foto. E tu? Dedica la solita. Grazie alla mia squadra, grazie. Siete così scontati. Miglior giocatore Champions League. Logicamente, come mio giocatore Europa League, guardiamo un po' tutta la fase, questa qua, Champions League o Europa League che sia. Chi va in finale ha un vantaggio in più, chi vince ha un piccolo vantaggio in più. Quindi, miglior giocatore Champions League, Mondialito Elite 2022-2023 della Fratellanza, Salvatore Marigliano. Complimenti. Bello,
Tiziana. Bravo! Bravo Sara! Ringrazio la mia squadra. E basta. Siete così tutti quanti nella squadra. Poche parole. Grazie alla fidanzata. No, ringrazio la mia squadra per avermi ingaggiato, che è un bel gruppo da tanti anni come conosco. Mi hanno ingaggiato perché ci sono molti infortunati. Sei contento di questa? Sì, sì, sono contento. Grazie della mia squadra. Adesso la regular season, i campioni della regular season, purtroppo ci sono solo due che sono venuti, gli altri dormono perché domani vanno a lavorare. Hanno vinto il primo posto, se non sbaglio hanno vinto anche gli scontri diretti con chi era il secondo, terzo, adesso non ricordo tutto. Regular season, il Mundialito Elite 2022-2023, i campioni, l'equipe di Capitan Bra Dominguez, complimenti, facciamo un applauso anche a loro. Siete pizzetti 56 manini. E si è fatto un litro e mezzo. Qualcosa, no, siete emozionati, va bene, se ne vanno. Passiamo all'Europa League. Facciamo un applauso. Se ne sono dovuti andare. Facciamo un applauso all'Incepion, vice campione dell'Europa League, che non ci sono adesso. A Grecia, aspettate, vice campione invece della Champions, sono arrivati al secondo posto nella regular season, primo posto della Champions League vincendo contro tutti, hanno fatto davvero una seconda fase esagerata, semifinale, rigori, finale un po' acciaccati, ma comunque escono a testa alta perché hanno giocato molto molto bene, hanno comunque affrontato una squadra forte come loro. Secondo posto, vice campione Champions League di Capitan Corrado Rotello, Maresciò. Complimenti ragazzi. Ma ci sei il presidente del CONI che te ne passa? Ma aspettavo applausi di questo. Sono presidente del CONI. Presidente del CONI. Ma noi però ti potevi mettere così. Sono salito. Facciamo una vice campioni. Allora Maresciò, un applauso, complimenti, facciamo una foto. Ha battuto a volo, purtroppo c'è un po' di rammarico per come è finita la finale, però è uscita a testa altissima. Una battuta a volo Corrado. È stata una bellissima finale anche con loro, senza litigare, la cosa importante, questa è la cosa importante, e ci dobbiamo sempre divertire. Una cosa, complimenti a Maresciò. Adesso io do le medaglie del campione Europa League. Ragazzi, Europa League, venite qua con la mia destra, scendete qui, venite alla mia sinistra, venite qua. Vuoi mettere le medaglie? Aspetta, leghiamoci questa soddisfazione. Vai, una medaglia. Li chiamano una volta. Luca Fabozzi, vai. Ciro Ottaviano. Mariano Frattini. Stefano Destacco. Vai. Ciro Gagliotti, il mister. Antonio Musetta. Roberto Richiello. Vincenzo Lappuccio. Ma lascia la palla, che suppongo. Mamma mia, complimenti Fabio Riviera, Alessandro, dimmi un po', diciamo, una cosa, una solita indicazione alla squadra. Aspetta, vai.
ringrazio la squadra. Hamburger, prosciutto e provola. Ringrazio tutti i miei amici per questa rinascita che avevamo perso tutte le partite. E boh, marmai Giano, sta male. Sta male, sta bene. E bene se ci sarà la grande. Io portiere, io portiere non pagatore, tra l'altro. Stasera vinte euro, stasera vinte euro, tu hai vinto. Ok, grazie a tutti, grazie a tutti. Complimenti alla Bugoda, adesso un applauso, ma adesso poi facciamo la foto. Vorrei dire qualcosa al cantano Cicotta Grande della Fratellanza. Va bene, sarò ripetitivo, voglio ringraziare come al solito il gruppo, la squadra, questa famiglia, ma soprattutto a chi stasera era infortunato con le stampelle di Enzo, Genaro Bambini che purtroppo sta proprio infortunato, Enzo Dorone, tutti questi qua che stavano fuori, li voglio ringraziare doppio perché comunque sono andati a prendere il freddo, a festeggiare con noi, e voglio fare tanti auguri a Roberto che stasera ha spostato la